Carissime, carissime, buonasera. Allora, avevo fatto un video che durava circa un quarto d'ora, ma niente, è sparito, quindi ve lo rifaccio più breve. Probabilmente quando li faccio al chiuso durano meno, non lo so. Non capisco il motivo, ma pazienza. Allora, sono appena rientrata dalla mia uscitina veloce perché non volevo uscire, non avevo intenzione di uscire stasera perché comunque stamattina ho avuto un po' di problemi di stomaco, oggi pomeriggio sono stata al mare ugualmente, anche se era nuvoloso. Si stava bene perché c'era la spiaggia bella vuota, tranquilla, io sono stata sul mio lettino con le cuffie a sentirmi la mia musica. Però poi me la sono presa comoda, sono tornata e ho detto ma no, non esco, mi faccio un panino così veloce. L'avevo già comprato il panino, proprio perché avevo intenzione di non uscire. Poi però ero qui che guardavo per aria, ho provato ad accendere la TV e l'ho spenta dopo 3 secondi perché ormai non sono più abituata a vedere la televisione perché se guardo la TV guardo tutte le varie piattaforme, Netflix, eccetera, e poi c'erano dei programmi orrendi, erano tutti dibattiti politici. Non me ne frega niente, per il momento non me ne frega niente, quindi sono quasi 2 settimane che non guardo la TV e che non leggo perché il libro non l'ho portato per evitare un altro peso in valigia, altrimenti un bel libro mi sarebbe proprio stato utile. Avrei potuto comprare un giornale, mi è venuto in mente adesso, ma non importa, tanto ho ancora solo 3 giorni e poi me ne torno finalmente alla mia quotidianità. Sono felice di essere qui, come sempre. Io vivo tutto l'anno per questi momenti, per questa vacanza. Però sono contenta di tornare. 2 settimane sono più che sufficienti. Voglio vedere Ricky, voglio vedere la casa, la mia amica, insomma, le cose normali. Devo fare una mega lavatrice, le cose che succedono quando si tornano dalle vacanze. Si torna dalle vacanze. Allora, oltretutto, mentre tornavo, sono stata fuori un'ora esatta. Ho tenuto il telefono spento per un'ora esatta, anche di più, e appena sono rientrata 10 minuti fa, l'ho riacceso e sono andata fuori proprio un'ora precisa, dalle 7:30 alle 8:30. Neanche farlo apposta. Il panorama è sempre quello, Corso Matteotti, si torna indietro e poi ho fatto un pochettino di passeggiata a mare, però basta. Cioè. Oh, arriva un'ambulanza. Strano, dopo adesso ancora lontana. Tra l'altro, mentre tornavo, un imbecille, ma proprio patentato purtroppo, non so chi gliel'ha data la patente a quello, io ero sul marciapiede, dove c'è la vecchia stazione, e lui ha fatto la curva. E è salito sul marciapiede e mi ha sfiorata quasi. Cioè, io le ho urlate di ogni tipo, non so di che nazionalità fosse, però forse mi sembrava una targa italiana. Lui non ha fatto una piega, erano su in 5, tra l'altro, in questa macchina. Cioè, io non ho mai preso la patente proprio perché ho l'insicurezza della guida, no? Quindi, siccome mi ritengo una persona corretta, un ottimo pedone, non passo col rosso, non passo se non ci sono le strisce pedonali. Questo deficiente, proprio deficiente, me lo sono vista proprio. Ma mi sono fatta anche una domanda, ho detto, ma sono mica giù dal marciapiede? Invece io ero sul marciapiede e questo deficiente è salito proprio sul. Non è stato capace di fare una curva, tra l'altro larga, una curva molto larga che porta su un corso larghissimo. Questo sale sul marciapiede, ma poi non è che mi suona, si scusa, niente. Deficiente, proprio un deficiente. E vabbè. E un'altra cosa che odio con tutta me stessa sono questi cazzo di monopattini. Quando li toglierete dal commercio sarà sempre troppo tardi. Con la scusa di questi monopattini, che sono anche pericolosi, chi li usa va ovunque, se ne frega, semafori, marciapiedi, controsensi,
posti dove non si può andare in bici, loro passano. Stai attraversando la strada sulle strisce, non si fermano. Adesso pure in due vanno su, sti cretini, pure loro. Io veramente, quando li toglieranno dal commercio, sarò la persona più felice del mondo. Non mi piacciono neanche gli scooter, ma qui purtroppo per forza devono usarli gli scooter perché il traffico è da delirio, veramente da delirio. E come mi diceva Monica stasera che l'ho sentita, senza scooter lei non potrebbe fare nulla perché lei abita nel paese qua vicino che si chiama Ospedaletti. E abita proprio in collina, quindi per venire al lavoro lei ci mette 5 minuti con lo scooter, perché quando usa la macchina da Ospedaletti a qui ci mette almeno un quarto d'ora, se non di più, se non di più. L'estate non la usa praticamente mai. E quindi pur non piacendomi, perché comunque anche quelli ti passano in fianco, non si fermano, vanno come dei pazzi, come Monica del resto. Qui non si può fare meno di avere gli scooter, li vedi parcheggiati ovunque, li vedi usati da chiunque, però per forza in una città così. E comunque niente, ho fatto questo girettino che comunque sì, va bene, cioè, piuttosto che stare qui a guardare per aria o a guardare alla finestra, meglio fare un'uscitina veloce. Domani sera esco con Monica e le altre amiche. Andiamo fuori a cena, purtroppo sarà l'ultima volta che la vedo perché l'anno scorso la vedevo tutti i giorni perché lavorava qua vicino al mio albergo e la vedevo proprio tutti i giorni, due volte al giorno, uscivamo la sera. L'anno scorso me la sono vissuta di più. Quest'anno, avendo cambiato lavoro, non posso più vederla come prima. L'ho vista 3 volte e domani sarà la quarta ed ultima e mi dispiace. Veramente, perché lei è la mia amica del cuore, che per vederla devo venire fin qua e che faccio con tutta la gioia del mondo. Però questa è la vita. Lei ogni tanto cambia lavoro perché comunque è una ragazza che ha fatto tantissimi lavori, è brava a far tutto, adesso fa l'estetista, è diplomata estetista ed è proprio il lavoro che le viene meglio, quindi ha fatto bene a cambiare lavoro. Comunque, detto questo, vedrò anche le altre due ragazze che non ho ancora visto quest'anno, quindi sarà una bella serata, un po' malinconica. D'altra parte, poi io venerdì devo tornarmene, però sono anche contenta, come dicevo prima, di rientrare perché le settimane sono state belle, calde, affollate, il tempo è stato abbastanza bello, quindi. Mare bellissimo, ho fatto tante nuotate, quindi io sto già parlando come se fossi partita, ma mi mancano comunque ancora 3 giorni, quindi può succedere di tutto. No, vabbè, speriamo di no. Speriamo di non trovare un altro cretino che mi sfioro sul marciapiede perché non sa fare la curva, vabbè. Niente, vi ho fatto un piccolo riassunto della mia serata, della mia quart'ultima serata e basta. Adesso mi tolgo gli orecchini, mi tolgo il rossetto e mi svacco un po' sul divano a leggere un po' di cavolate su internet. Quindi vi mando un bacione, come sempre, buonanotte a tutti e a domani. Ciao 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 ciao.